Buonasera, bentornati a Fuoco Incrociato. Questa sera parliamo di un tema di cui ha parlato tutta Italia. Insomma, era imperdonabile non farlo perché è dal Molise che, diciamo, è venuta fuori questa idea che ha fatto parlare il paese, se ne discute, insomma, ha toccato un problema evidentemente vero, reale, non più solo in Molise, credo sia da qualche anno non più vero solo in Molise. Noi siamo abituati a commentare, analizzare lo stato della sanità molisana in termini negativi. 12 anni di piano di rientro, ancora in commissariamento, i debiti, la riorganizzazione. Scopriamo che però l'emergenza vera che ci ha accompagnato in questi anni e che diventa sempre più tale, cioè quella di reperire i medici, la possibilità di reperire i medici, ormai accomuna zone d'Italia che per esempio nessuno penserebbe mai, chi penserebbe che il Veneto ha difficoltà a contrattualizzare i medici con i concorsi per gli ospedali pubblici? Eppure è così. Perché ne parliamo? Perché il commissario della Sanità Giustini ha autorizzato l'azienda sanitaria a reperire, ovviamente in via emergenziale temporanea come soluzione tampone, il personale medico anche fra coloro che fossero andati in pensione e che volessero invece tornare in corsia per un tempo limitato. Ora vedremo in che modo, con che contratti. Se ne parla in tutta Italia perché appunto in tutta Italia c'è questo problema. Buonasera al direttore amministrativo dell'ASREM Antonio Forciniti. Bentornato. Grazie. Ci siamo visti qui con lei per un progetto che vi aveva visto protagonisti in positivo in Italia. Sì, sui metodi e i tempi di pagamento. Si ricorda benissimo, ricordo bene anch'io. Anche questa sera lei è qui per parlare di una situazione che vi vede protagonisti in Italia. Non così, insomma, non tutti sono d'accordo su questa soluzione, però sicuramente ha fatto parlare, ha fatto discutere. Adesso la analizziamo insieme a lei. Non sono d'accordo i sindacati dei medici. Con noi qui questa sera c'è Quintino Desiderio, che è il segretario regionale della CIMO. Buonasera a tutti. Certo. Ci spiegherà perché appunto voi non siete d'accordo, proponete altre soluzioni. Partiamo dalla stessa base comune che però insomma l'emergenza di reperire i suoi colleghi c'è, lei la vive in prima persona al San Timoteo di Termoli, giusto? Ok, per dare sicuramente insomma chi ci guarda da casa la conosce, però insomma per chi non la conoscesse diamo qualche dato in più. Allora, Forciniti, come vi è venuto in mente? Cioè, siamo proprio, io ho fatto un titolo provocatorio come sempre, perché così si va più alla sostanza delle cose, no? Alla ciccia, come si dice. Siamo alla frutta, cioè ormai la sanità è veramente un'ultima spiaggia, questa, oppure è un'utile provocazione, una soluzione tampone, che però è anche un'utile provocazione perché si prenda coscienza che il sistema è In all'ultima spiaggia e difficoltà. si deve porre rimedio. Assolutamente sì, non avevamo intenzione di essere citati e arrivare alla ribalta nazionale, era uno strumento, un'opzione, una possibilità, perché in questo momento storico qualcosa bisogna fare. La realtà è questa, difficoltà a reperire medici per poterli inserire nel circuito ospedaliero. I servizi vanno mantenuti, cioè l'alternativa è con gli organici attuali quello di contrarre quello che è l'offerta dei servizi sanitari. Nelle more ci sono i concorsi, abbiamo bandito, è il terzo concorso che si fa per esempio sulla medicina d'urgenza, pronto soccorso, perciò non è che c'è un'inerzia da parte dell'azienda. Nelle more della definizione dei tempi tecnici per l'assolvimento delle competenze dei concorsi si è pensata anche a poter utilizzare i medici in quiescenza. Oggi noi facciamo ricorso ai contratti di collaborazione libero professionale dei medici, perché comunque oggi abbiamo una difficoltà a completare diciamo, i turni dei reparti. Abbiamo necessità di dover dare delle risposte, in primis ai nostri operatori, che comunque sono sottoposti a uno sforzo fisico non indifferente. Siamo in difficoltà perché comunque siamo non in regola quello che sono gli adempimenti e gli obblighi, diciamo, che i medici devono avere nei tempi di sosta tra un turno e l'altro, perciò abbiamo grosse difficoltà. Abbiamo pensato di avviare questa procedura. Onestamente non si pensava che ci fosse questa diciamo, sommossa da parte dei vari addetti ai lavori, perché poi alla fine è un provvedimento temporaneo, assolutamente eccezionale, non diciamo, di durata, nel senso che comunque non è questo lo strumento per poter poi riorganizzare la rete, è uno strumento necessario per tamponare la situazione contingente attuale, in parallelo a tutto quello che è la fase dei concorsi, perché comunque alla fine
oggi bisogna dare concretezza e certezza. Non dimentichiamoci che comunque alla fine adesso completeremo l'iter per la stabilizzazione degli infermieri, abbiamo completato l'iter per la stabilizzazione dei medici, si sta svoltando, si sta dando certezza e stabilità a quello che è il quadro del personale, però è insufficiente se vogliamo essere reali e concreti. Poi alla fine bisogna dividere le persone tra quelli che pongono solo problemi e quelli che i problemi li ascoltano e pongono delle opzioni di soluzioni. Sicuramente non è la migliore, sicuramente non è quella più diciamo che convince tutti, però è un'opzione, è una possibilità e poi la andremo a vedere nel dettaglio, perché comunque alla fine è una soluzione assolutamente temporanea e provvisoria. Questo Beh, è il insomma senso. Sapremo subito se c'è qualcuno interessato, perché la domanda noi giornalisti siamo ancora più cattivi dei sindacati e ci siamo chiesti: ma ci sarà qualcuno interessato? Non è che hanno creato tutta questa situazione per cui sono andati alla ribalta nazionale, si sono presi i no dei sindacati e poi non arriverà nessuna domanda. Il primo avviso di questo genere scade credo domani, dopodomani. È un paio di giorni, abbiamo fatto già sulla radiologia, partirà sulla ginecologia ostetricia. Io ci tengo a sottolineare una cosa. Onestamente non avevo nessun interesse ad avere diciamo, una rilevanza, una diciamo, visibilità pubblica su questo contesto. Sono stato in parte tirato in ballo perché mi sono sentito indignato, quindi in cui si evidenziava che il Molise era terra abbandonata da tutti, luogo dove nessuno voleva venire a lavorare, luogo dove comunque alla fine era diciamo, considerato veramente un qualcosa di veramente lontano da qualsiasi sogno professionale da parte dei medici o altri. Sì. Motivo per il quale abbiamo invertito diciamo, il quesito. Il nostro è un'attività di prospettiva futura, cioè nel senso che comunque alla fine noi non è che recicliamo tutto ciò che comunque alla fine è stato mandato via dagli altri, anzi il contrario. Diamo un segnale che comunque alla fine ci siamo, vogliamo porre delle condizioni, ma la cosa più importante, vogliamo mantenere in essere i servizi esistenti, cioè non contrarre quelli che sono i servizi che vorremmo mantenerli in essere, però abbiamo bisogno del personale, che altrimenti rimane soltanto un'utopia che ce lo diciamo, ma alla fine non lo possiamo concretizzare. Perciò è questo il segnale, è il senso, non è una, diciamo, una valutazione come è stato detto da un giornalista che mi ha contattato telefonicamente dicendomi: ma è vero che in Molise non ci vuole venire nessuno? A me non risulta questo, noi abbiamo fatto dei concorsi, il problema è che i concorsi in Molise per quanto concerne i dirigenti medici sono stati riaperti dopo 15 anni, dico, io non c'ero neanche, perciò ecco, vado a memoria di quello che mi dicono, perciò manca una generazione di medici, perciò noi dobbiamo completare e diciamo, definire gli organici oltre a quelli in uscita, anche quelli che mancano. Perciò il problema è questo, non è che in Molise non ci vuole venire nessuno, perché comunque i concorsi, come in tutta Italia, sono delle criticità che poi il dottore stesso analizzerà. Adesso si racconta l'esperienza. Il problema è che noi abbiamo bisogno di diciamo, correre, non abbiamo la possibilità. Se qualche concorso che noi bandiamo non si completa e non si raggiunge il numero richiesto, è normale che noi andiamo ancora di più in difficoltà, perché siamo già al minimo storico. Cioè, questo è il dato fondamentale da trarre, non il discorso che in Molise nessuno vuole venirci o non è, diciamo, non crea entusiasmo o appeal per poterci prestare attività professionale, perché penso, poi le dice uno che molisano non è molisano d'adozione, penso che la qualità di vita, i rapporti umani e le prospettive professionali sono assolutamente non inferiori a nessun'altra parte d'Italia. Beh, insomma, sì, poi tra l'altro questa storia che il Molise non è appetibile, gli ospedali molisani, certo. Una fase di riordino e di ristrutturazione così lunga significa che prima di non avere il personale non solo medico ma anche infermieristico, sanitario, diciamo a pieno organico, c'è un problema di strumentazione, di attrezzature, di innovazione tecnologica che è rimasta ferma per tanti anni e adesso pare che insomma sia partito un piano di investimenti, ma se parte oggi è naturale che tanti medici abbiano difficoltà a pensare un futuro, una carriera professionale in reparti che devono ricominciare a crescere. Però le ha dato giustizia anche la dichiarazione del governatore Zaia rispetto a questo giornalista che l'ha chiamata, che ha commentato questa misura dicendo: non bisogna andare in Molise per trovare concorsi deserti, perché anch'io vi faccio un esempio della nostra azienda sanitaria, 80 posti disponibili, 10 si sono presentati per coprirli, quindi ma anche in altre parti d'Italia, non in Veneto, parliamo di Emilia Romagna, l'Abruzzo stesso, che comunque alla fine ci chiede dei medici con la mobilità, con i concorsi che fanno loro, cioè c'è una concorrenza agguerrita tra le varie regioni, perciò è un problema generalizzato in tutta Italia, perciò comunque oggi
basta fare un calcolo matematico tra quelli che sono i posti che necessitano per l'erogazione dei servizi sanitari e quelli che sono gli organici attuali, con le scuole di specializzazione che sfornano sempre meno medici richiesti, con il numero chiuso di medici, cioè questo è il problema sostanziale. Ecco, infatti col dottore adesso affronteremo anche questo tema, ma intanto restiamo per un po' sui pensionati. Dottore, il suo sindacato com'è? Vado a memoria, Aroi EMAC, ma anche il SUNAI, insomma non è arrivato un sì, direttore, no? Neanche uno, cioè, pur andandolo a cercare. Comunque anche il suo sindacato è come contrario sindacato, a questa soluzione. Certamente non possiamo tollerare, diciamo, che vengano richiamati i pensionati per farsi funzionare un sistema che, voglio dire, la politica e la pubblica amministrazione dovrebbero far funzionare oggi per fra 10 anni o fra 20 o fra 30, per cui come sindacati non possiamo consentire che io, che sono andato in pensione ieri e sono uscito dalla porta, possa rientrare, diciamo, dalla finestra, anche perché in questa regione e in questa azienda sanitaria, adesso non c'era l'amministratore Forciniti né questi attuali, ma faccio notare che sono state fatte le rottamazioni a suo tempo, cioè ai medici sono stati regalati dei denari per andare via. Adesso dare dei denari per andare via e poi riprendere, diciamo, con altri denari i medici che vogliono rientrare, che sono pensionati, come sindacato non lo possiamo assolutamente accettare e lo contrasteremo ovviamente. Il problema però è anche un altro, è anche normativo. Io non so l'amministrazione come intenda reperire e remunerare questi medici ex pensionati se rientrano, perché la legge Madia lo impedisce. Cioè c'è una norma che dice che io, che vado in pensione come pubblico dipendente, posso svolgere in favore delle pubbliche amministrazioni solo lavori a titolo gratuito, collaborazioni a titolo gratuito. No, a meno che non ci sia qualche collega che voglia dare una mano a questa regione, a questa azienda a titolo gratuito, per un anno lo può fare. Questa è la norma. Se siamo in uno stato di diritto, diciamo, la norma penso valga per tutti. Poi quello che ha detto Forciniti certamente è vero, ma è vero storicamente ed è vero anche che un medico non è molto incentivato a lavorare, diciamo, in una regione che è l'unica regione italiana che non ha il DEA di secondo livello, cioè che non ha la garanzia del trattamento del politrauma, non ha la garanzia del trattamento delle urgenze e delle emergenze, diciamo, tempo dipendenti, e questo certo non è colpa né del direttore generale né di Forciniti, ma diciamo è colpa loro nella misura in cui attuano il decreto 70, no, il decreto 70 voglio dire è stato, io l'ho detto in tutte le sedi, quindi lo ripeto perché io in genere dico quello che penso. Allora, il decreto 70 è passato, è andato 4-5 volte alla conferenza Stato-Regione e tutte e 4-5 le volte è stato rigettato dalla conferenza perché c'erano dei problemi che ciascuna regione aveva. Ad esempio, la Basilicata aveva il problema degli abitanti, come il Molise, perché anche la Basilicata non ha i 600.000 abitanti per fare il DEA di secondo livello. Alla conferenza Stato-Regione il presidente della regione Basilicata ha fatto aggiungere più o meno il 10% e, caso strano, fa 540.000, che sono gli abitanti della Basilicata. Ecco, io mi sarei aspettato che il nostro presidente della regione ci aggiungesse virgola e comunque ogni regione deve avere almeno un DEA di secondo livello e avremmo risolto tutti i problemi, tutti, compreso l'attrattività delle nostre strutture sanitarie per i medici, perché ovviamente oggi la medicina è una medicina molto specialistica, non si fa più il medico come si faceva, non so, 40 anni fa, tant'è che è decaduto il medico di base come una volta, è decaduta la medicina, diciamo, nel territorio come una volta, semplicemente perché oggi ci vuole la tecnologia, ma per mettere la tecnologia ci vogliono anche le specialistiche e per mettere le specialistiche una regione
deve avere un DEA di secondo livello, così le mette tutte. E così io, giovane medico che vengo, non so, a lavorare in un ospedale della regione Molise, ho il percorso, per esempio, del politrauma. Perché adesso il percorso del politrauma sta alla buona volontà del medico che guarda la prima volta l'ammalato. Cioè uno raccoglie un paziente a un semaforo di una strada qualsiasi e lo porta nell'ospedale più vicino, che poi sono tutte chiacchiere quelle di portarle nell'ospedale hub, che non significa assolutamente nulla, perché io dovrei prendere un signore al semaforo a 10 metri dall'ospedale di Termoli e portarlo all'hub di Campobasso, dove non c'è il DEA di secondo livello. Quindi, voglio dire, non lo farei mai e non lo fa nessun medico. Quindi lo porta all'ospedale di Termoli. E poi è il medico dell'ospedale di Termoli che decide dove allocare sto ammalato. Io faccio sempre due esempi, ma se i cittadini vogliono comprenderlo, comprendono bene. Allora arriva un politrauma al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli e il medico del pronto soccorso, ritenendo che questo paziente possa avere anche problemi neurologici, lo manda, non so, all'ospedale civile di Pescara, dove c'è la neurochirurgia. Per strada il paziente muore perché c'ha la rottura di milza. Dopodiché andiamo tutti dal magistrato, veramente tutti noi, il medico va dal magistrato. E il magistrato gli dice, come dottore? E lei non poteva immaginare che il paziente ci avesse pure la rottura di milza? Siccome a Termoli c'è la chirurgia, si toglieva prima la milza e poi si andava, diciamo, all'altro ospedale? Allora possiamo capovolgerlo invece il discorso. Diciamo che il medico del pronto soccorso di Termoli, pensando che c'ha la rottura di milza, se lo tiene e il malato muore di emorragia cerebrale. Capovolgendo sempre dal magistrato, c'ha sempre ragione il magistrato. Per cui, come vedete, voglio dire, è una storia che parte da lontano e che fa che uno più uno più uno più uno faccia quattro. Voglio dire, non fa né tre, né due, né cinque. Il fatto che gli ospedali molisani non siano molto appetibili, diciamo, non è che è completamente vero, ma non è neanche completamente falso. In questo senso, che io, giovane medico, devo andare a lavorare in un posto dove rischio di mio, non per la mia capacità, ma per l'organizzazione complessiva che si è dato il sistema, ovviamente scelgo un sistema dove l'organizzazione complessiva già sta a posto. A questo si aggiunga la malaugurata decisione presa tantissimi anni fa di mettere il numero chiuso in medicina, che non ha secondo me nessun senso. E vi faccio un altro esempio. Io mi sono laureato a Bologna nel 1981 e con me si erano iscritti al primo anno di medicina 3.500 ragazzi come me. Ci siamo laureati in 323. Quindi questo numero chiuso già c'era, alla fine del percorso, però ci siamo laureati quelli che questo lavoro lo volevano veramente fare e che poi hanno fatto la branca che più gli piaceva, che più si trovavano bene, che più era attraente per loro, e quindi c'erano ostetrici, ortopedici, ginecologi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso fanno il numero chiuso con il quizzino, voglio dire, per cui se io non so qual era il Papa del 1820, voglio dire, alla fine non faccio il medico. Questo ha condotto ad avere dei piccoli funzionari alla fine, cioè gente che ha fatto medicina e che ovviamente sceglie anche le branche più facili. Per esempio, si iscrivono alle scuole di specialità, questo forse non lo sa nessuno, non lo si dice. Io mi iscrivo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, che è una delle branche, diciamo, sofferenti insieme a tutte le branche chirurgiche. Dopodiché l'anno dopo, siccome non, perché devo fare il chirurgo che rischio molto di mio, voglio fare il dermatologo, rifaccio, diciamo, il percorso della domanda per la scuola di specializzazione e entro in dermatologia. Abbandono chirurgia e prendo dermatologia. Il direttore di cattedra di chirurgia non può reintegrare il posto, è perso quel posto. Per cui ci sono i miei amici cattedratici che mi chiamano ogni tanto, dice, ma ce l'avresti un ragazzo che vuol fare il chirurgo vascolare?
Dico sì, quello voglio dire, doveva andarlo a pregare prima qualcuno per fare chirurgia vascolare o per fare queste brani. Allora, il combinato disposto del numero chiuso in medicina, del numero ancora più chiuso nelle specializzazioni. Quindi anche la specializzazione è a numero chiuso. è a numero chiuso con un numero inferiore rispetto ovviamente, a quelli, diciamo, di iscritti medicina. Okay. Di medicina. Ah, okay. Non so, si iscrivono 10.000, si laureano, non so, 9.000, specializzazioni 6.000. Quindi ogni anno... Ma voglio dire, a qualcuno giova questa cosa? Cioè, se un sistema va avanti così per anni, a chi giova questa cosa? Allora, questo giova intanto agli universitari. I primi che traggono beneficio da questa situazione sono gli universitari, che vogliono tenere per sé la formazione, non potendola... Lei intende i professori universitari, gli accademici. Gli accademici, ma il mondo universitario in sé, genere. Diciamo, adesso non è tanto l'accademico è quello piuttosto che quell'altro. Cioè, l'università ha sempre fatto corpo intorno agli... è corporativa intorno ai propri interessi. Se pensate a tutti gli scandali, voglio dire, per i professori associati o gli ordinari, insomma, fa corporazione. Io non dico neanche che faccia male, lo può pure fare se fatto nell'ambito della legalità. Il problema è che quando questo mette praticamente le catene a una professione, come quella medica, che non è una professione, voglio dire... Intanto non è molto remunerativa come si pensa, voglio dire, forse una volta, diciamo, no? Dopo è una professione che ormai è rischiosa, perché voglio dire, è vero che poi il 99% dei processi finisce a traluce e vino, come si dice dalle nostre parti, però c'è anche da dire che voi prendete un professionista, mettetegli sulle spalle due, tre processi penali, perché in Italia purtroppo c'è ancora l'omicidio colposo per colpa medica, e con che spirito quello lì lavora e va la mattina un'altra volta in sala operatoria? Allora è nata la medicina difensiva, è nata l'inappropriatezza prescrittiva, l'inappropriatezza diagnostica, sono nate tutta una caterva di altre cose, sempre per il combinato disposto di una programmazione sbagliata. Questo paese, se non cambia programmazione, fra 10 anni la sanità non ce l'ha più. La sanità come intesa, diciamo, della legge 883, che io avevo condiviso e condivido ancora, perché ritengo che un sistema deve essere solidaristico. Penso che ci siano anche altri modi per renderlo solidaristico, però deve essere solidaristico. Ma così, secondo me, non lo sarà più. Già non lo è, ma penso che non lo sarà ancora di più. Però... da questo poi a prendere i pensionati. Allora andiamo sulla Madia, vediamo che insomma l'ASL avrà verificato questa cosa. Prima di voi il commissario Giustini, immagino, avrà verificato quei ministeri. Assolutamente. Potete aggirare la Madia, perché... Io non parlerei di aggirare la Madia. Io in parte condivido quello che dice il dottor Desiderio. Sul discorso, alla fine bisogna essere concreti, perché alla fine... diciamo, ha parlato molto della programmazione. La programmazione deve avvenire, ci dobbiamo lavorare, è di prospettiva. Il problema è oggi. Cioè, se non risolviamo il problema oggi, nella quotidianità, è difficile pensare a programmare, perché poi nel momento in cui c'è un ridimensionamento, una contrazione di quello che è l'offerta sanitaria, no? È difficile. Io parto sempre dal presupposto, nel momento in cui si chiude qualcosa, la vedo molto complicata poi riavviare i motori, riprendere diciamo, il servizio da dove si è interrotto. Perciò ecco, oggi la difficoltà qual è? Noi vorremmo partire con una nuova programmazione, sicuramente condividendo quello che è il suo, diciamo, punto di vista, ma con i servizi di oggi, perché altrimenti facciamo fatica. Io sul discorso, noi non bypassiamo nessuna normativa, non giriamo niente. Assolutamente no. C'è una... io cito testualmente, perché alla fine ecco, non è mia usanza utilizzare documenti o altri, poi non sono documenti da me generati, però è molto esemplificativo, perché alla fine io ho una mia idea, il dottore ha una sua idea, però forse quello che conta è diciamo, gli atti, le cose che comunque alla fine da cui si parte per tracciare un percorso e una filiera. Oggi c'è una circolare della funzione pubblica, la 6 del 2014, che cita esplicitamente: non è escluso il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legali o sanitarie, non avendo carattere di studio o di consulenza. Il quesito è, come dice il dottor Desiderio, non si può richiamare in servizio soggetti posti in quiescenza per attività di studio o di consulenza. Ma
Ma noi non dobbiamo fare questo. Noi l'attività di studio ce la possiamo fare già da noi, non abbiamo bisogno di ulteriori professionisti. Oggi il problema è garantire i turni di servizio con personale medico che può supportare quello già esistente. Perciò alla fine è un... cioè, chiariamoci, il dottor X che va in quiescenza difficilmente, diciamo, passa la sua giornata ai giardinetti, a leggere il giornale o col cagnolino. Io conosco tanti professionisti che sono tuttora in servizio per l'attività propria. Perciò quella valutazione fatta da qualcuno in maniera assolutamente errata, che la persona posta in quiescenza non è più idonea a poter esercitare l'attività professionale, mi sento di dissentire, perché poi comunque alla fine tuttora ci sono soggetti, e penso che il dottore può condividere questo passaggio, che comunque esercitano l'attività, perciò è un problema di età, di aver raggiunto quello che è il limite massimo per poter espressare l'attività. Perciò alla fine possiamo valutare l'idoneità e la volontà di questi soggetti e dare una mano, una forma di collaborazione per poter riscrivere i nuovi servizi che dobbiamo garantire. Perché il problema è quello, se non abbiamo il personale, alla fine noi possiamo solo ipotizzare, fare teoria, ma praticamente i servizi comunque non li possiamo fornire. Oggi alla fine noi siamo attaccati quotidianamente, giustamente, che mancano i servizi, l'esigenza dell'utenza, della popolazione è questa, vogliono garantire i servizi. C'è stata già una contrazione, perché c'è stato un ridimensionamento della rete ospedaliera. Perciò sì, oggi abbiamo difficoltà a mantenere quelli in essere. I tre presidi, Puglioni, oggi sono in grossa difficoltà. Lo sappiamo tutti, cioè quotidianamente diciamo abbiamo queste criticità, e la gente alla fine interessa poco la diatriba tra azienda, commissario, regione e sindacato, ovvero chiamati medici pensionati, chiamati medici extracomunitari, chiamati chiunque volete voi, l'importante è che noi ci garantite i servizi, è da qua che bisogna partire. Sicuramente, ribadisco, lo sottolineo e porto il messaggio da parte di tutti, è un provvedimento assolutamente provvisorio, non diciamo di durata e di continuità, ci serve per poter riscrivere quello che è l'organizzazione dei servizi sul territorio. Perciò alla fine io onestamente tutta questa indignazione, posso capire il punto di vista diverso, però non c'è l'alternativa, perché io invito tutti, no? Cioè, oggi ci dobbiamo sedere e vedere quali sono i problemi, le difficoltà. Cioè, oggi noi rispondiamo diciamo, e veniamo continuamente attaccati dall'utenza, ma io dico giustamente, dobbiamo offrire qualche diciamo, soluzione, qualche ipotesi, poi non è quella giusta, non è quella condivisa da tutti, va bene, l'alternativa? Cioè, oggi alla fine se non troviamo delle alternative concrete, no? Perché altrimenti cioè, non si fa fatica andare ogni 15 giorni ad Agnone e sentirsi dire sempre le stesse cose, parlo di Agnone perché è un qualcosa di corrente e che comunque mi interessa in prima persona. Cioè, alla fine noi andiamo a dire sempre le stesse cose, abbiamo fatto il concorso, abbiamo chiesto la disponibilità di altri soggetti a venire a partecipare, a darci una mano a lavorare, ma alla fine se non abbiamo i medici noi possiamo solo sperare. Cioè, ed è pure triste dover aspettarsi l'aiuto da altri. Cioè, noi se non ci aiutiamo da soli, no? E non troviamo una collaborazione, una coesione tra tutti gli operatori, no? A dare un supporto alla rete territoriale, facciamo fatica. E io penso che se non troviamo delle soluzioni nell'immediato, neanche 10 anni, qualcosa di meno, perché il sistema non regge più, perché oggi basta vedere i numeri, no? Cioè, noi facciamo un abuso delle prestazioni aggiuntive, che è una cosa che veramente a volte, io ieri facevo un esempio, no? Mi sembra di condividere diciamo, una morte in reparto, no? Cioè, dove comunque i medici sono costretti a vivere dentro l'ospedale, vengono retribuiti, è vero, certo, però è diventata una situazione ormai troppo esagerata, sono in reparto senza, cioè il rapporto tra continuità, regole e eccezioni si è invertita. Sì. Oggi la regola è avere già come diciamo, in organico le prestazioni aggiuntive, che non è una situazione eccezionale ed eventuale, è una situazione necessaria. Allora, se questa è la situazione, o troviamo mentre delle correttive... Mentre questo accadeva qualche anno fa solo per gli anestesisti, che erano già diciamo, specialisti di cui c'era carenza. Adesso gli anestesisti vale ormai tutti, si è radicalizzato. Assolutamente sì. Io faccio l'esempio del dottor Desiderio, no? Sull'urologia di Termo, dove abbiamo dovuto interrompere quello che è l'attività di pronta disponibilità, perché sono rimasti in due. E ci pesa non garantire l'urgenza
o dover organizzare una rete con il presidio di Campobasso, ma questa è la realtà, con due medici si fa fatica. Allora, se non riusciamo a mettere qualcuno che gli dà una mano, no? È pur vero che poi con dei limiti, perché voglio sottolineare che il supporto che possono dare questi soggetti è soltanto di orario di servizio, non in reperibilità né in urgenza, però danno un po' di ossigeno al reparto. Che altrimenti, ecco, come non funziona questo. L'incarico libero funziona alla stessa maniera. Mettiamo che appunto due ginecologi, che è questo avviso che scade domani, troviamo perfetto. Questi due, firma, facciamo un uno pensionato e uno no. È cosiddetto, in gergo tecnico si parla di un contratto a partita IVA, cioè noi compriamo le prestazioni e fatturano. Perciò abbiamo fatto un avviso a 3 mesi per rendere concreto quello che è il nostro messaggio. È una situazione assolutamente temporanea. 3 mesi, proviamo. Se effettivamente è un supporto, un qualcosa che può portare un valore aggiunto alla struttura, si può pensare di continuare, altrimenti ci si saluta, si ringrazia, si paga il servizio che abbiamo acquisito e si finisce lì. Loro possono fare soltanto turni attivi, non in reperibilità, fanno mattina, pomeriggio, notte, per orari, fanno le 6 ore, le 8 ore, paghiamo ad ore, ha un compenso ad ora come da contratto nazionale collettivo. Devono fare l'assicurazione loro fattura, noi paghiamo con oneri a carico del professionista. Ma già è una tipologia contrattuale che già utilizziamo per professionisti che comunque prendiamo immediatamente in servizio, in attesa delle procedure concorsuali. Perciò è un qualcosa che è utilizzato per i medici che comunque ancora non hanno un rapporto di lavoro definito. E se pensato, perché comunque alla fine ci hanno dato veramente una grossa mano a garantire i turni nei reparti, il contratto libero professionale, di poter opzionare anche questa scelta. Posso dire personalmente, speriamo di persone altamente autonome, perché il rischio qual è? Di trovare medici neolaureati che devono essere accompagnati, perciò nel libero professionale capita spesso di trovare medici alle prime armi. Perciò oggi non è che noi ci possiamo permettere il supporto o il tutoraggio di medici già più esperti. Oggi non perché c'è questa possibilità. Il medico più esperto non sa cosa fare prima. C'è, perché comunque può fare un turno e l'altro però, turno spesso capita che rimane da solo. Allora, per essere concreti e realisti, avere la possibilità di utilizzare un medico, ma non parliamo di medici che sono andati in pensione nel 1850, parliamo di medici che sono, diciamo, idonee fisicamente e possono prestare la propria attività. Cioè, quelli, ecco, il dottore prima ricordava la rottamazione. Cioè, allora, sulla rottamazione condivido pienamente. È successo 10 anni fa, non sono quelli non tornano. Condivido 10 anni fa, chi è andato in pensione 10 anni fa. Assolutamente insomma, adesso... no, con la rottamazione sottoscrivo tutto quello che ha detto il dottor Desiderio. È un qualcosa che penso che sia stato veramente una negatività. Però aveva diciamo un'idea, forse qualcuno avrà pensato in maniera diversa, i presenti purtroppo non possono entrare, fatta. È stata fatta, prendiamo atto di tutto. Adesso c'è un'altra valutazione, noi dobbiamo prendere personale perfettamente idoneo che possono supportare il dottor Desiderio nelle attività quotidiane, perché altrimenti il sistema non regge più. L'avete già sperimentato, lei sì. Ha detto, le è capitato di avere in reparto colleghi con contratti libero professionali o nel suo reparto oppure in genere al Santimoteo, dove quindi lei ci può raccontare come è andata l'esperienza? No, ci sono stati dei ragazzi, voglio dire, giovani che hanno avuto i contratti libero. Certo, il medico giovane non è un medico esperto, specialmente certo. In una branca chirurgica, voglio dire. Però non è che in un reparto ci vogliono 10 medici esperti, ne bastano 2. Voglio dire, di esperti, ci vuole la buona volontà di accompagnare quelli meno esperti a diventare esperti. Adesso, tornando sempre su questo fatto dei pensionati, io capisco le ragioni dell'ente e capisco le ragioni, voglio dire, ed è vero che la programmazione non si può fare domani mattina. Qualche cosina però, se posso dare qualche mio consiglio, ad esempio in questa azienda sanitaria non è stato mai ventilata l'ipotesi di una guardia un po' interdivisionale nelle branche chirurgiche, almeno per sopperire alle carenze di organi, lo dico contro l'interesse dei medici, se mi sentono, diciamo, mi criticano anche, però all'occorrenza, diciamo, se proprio non possiamo fare in un altro modo, visto che stasera dobbiamo fare la pronta disponibilità, altrimenti si crea. La pronta disponibilità, dottore, sarebbe la reperibilità? Ci arrivo, sì. Ok. No, altrimenti si crea, e questo purtroppo lo devo dire, una disparità di trattamento anche economico. Perché poi cosa succede? Succede che io, che sono dipendente, faccio la pronta disponibilità.
e mi becco questi 20 euro a notte. No? E chi fa le 12 ore notturne in libera professione, non so, mi dica il direttore quando si becca, certamente non 20 euro. E facciamo la stessa cosa perché garantiamo l'urgenza e l'emergenza sanitaria. Allora capite bene che il sindacato non può, voglio dire, aprire le porte, anche perché c'è un'altra regola che nei posti pubblici si accede per concorso, per cui i vincoli sono tanti e tali. Oltretutto, se un'altra criticità, diciamo, ecco, nel mio reparto dovrebbe rientrare, diciamo, un medico, faccio l'esempio mio per non parlare degli altri, diciamo, che magari è andato in pensione 2 anni fa, 3 anni fa. Quel medico in attività libero professionale nei confronti dell'organizzazione del reparto non ha, diciamo, molto da spendere per il futuro, nel senso che viene lì, fa un po' da cassa, è vero che ci garantisce, non so, la guardia notturna, no? Ma io penso che andrebbe esperita, per esempio, anche una terza via, per esempio, anche pagare la pronta disponibilità un po' di più, forse si troverebbe qualche medico che invece di dire no, io non ne faccio più di 10, magari ne farebbe 15. No? Oppure fare in modo che di esperire, lo so che le prestazioni aggiuntive costano, ma costano tanto quanto i libero professionisti, diciamo, che vengono a fare però il turno. Però dottore, poi veramente siete carcerati nei reparti, sì, premesso no, che qualunque però cosa deve essere potrebbe retribuita, superare, io sono d'accordo. Anche con l'embricazione di una guardia un po' interdivisionale, oppure con la funzionalità di servizi come lobby, come la medicina d'urgenza, perché per esempio ci sono alcune branche, tra cui anche l'urologia, che voglio dire, queste urgenze ed emergenze, non so, tra 5 minuti, voglio dire, non ci sono spesso, anzi sono rare, sono urgenze ed emergenze di gente che magari c'è la colica renale, o c'è il dolore, o c'è, voglio dire, e quello può anche stare, voglio dire, con un antidolorifico in un letto in attesa che la mattina, voglio dire, si faccia anche, cioè, non perché, parliamole, voglio dire, di un ictus o di un infarto, cioè, insomma. No, quello torniamo a quello che dicevo prima io, quello è una cosa più seria ancora, non è che lo risolve il libero professionista, non è che mettendo il libero professionista. No, non volevo introdurre questo, non mi permetto di introdurre altre. Se mi posso permettere una puntualizzazione, una provocazione al dottore, no? Innanzitutto sappiamo benissimo, no, che c'è un limite massimo di pronta disponibilità che il medico deve, può sopportare, non oltre una, cioè, perché altrimenti se fa la pronta disponibilità, virgolettata, reperibilità, e viene chiamato durante la notte, no? La mattina io posso presenziare, però posso fare ben poco, perché alla fine se i medici sono due, no, e gli si fa fare un numero eccessivo di reperibilità e vengono chiamate la notte, come sovente accade, cioè io penso che poi la mattina, alla fine, se uno fa la notte, non fa la mattina, perciò bisogna, cioè, valutarlo branca per branca. Poi, secondo punto, è vero che la pronta disponibilità costa 20 euro, no? Ma il medico che fa le ore fa un turno attivo, cioè sta in reparto e fa le attività ordinarie, non è che, cioè, dorme e viene chiamato, fa l'attività di reparto, guardia attiva. Sul discorso delle... No. Pronto disponibilità, sta a casa sua e medico, viene chiamato. Ma il medico in libero professionale fa un turno di guardia attiva, appunto, sta sul reparto e svolge l'attività, perciò comunque copre, cioè non dobbiamo chiamare il dottor Desiderio che un giorno sì, un giorno pure viene chiamato per la consulenza, per l'attività, se l'abbiamo già in reparto garantisce l'attività, perciò comunque alla fine fa sopravvivere l'intero sistema. E sono quindi d'accordo. Gli togliete anche i turni? No, lo fanno, lo fanno fino a un limite massimo, però sul discorso della... Io allora ritorno a dire, oggi il discorso, l'abuso che si sta facendo delle prestazioni aggiuntive non è più sostenibile, punto. Io parto da un presupposto che ognuno di noi fa un lavoro gratificante, sia professionalmente che economicamente, perciò possiamo dire che ringraziamo veramente, diciamo, le nostre capacità e tutta una serie di fattori positivi, perciò ci possiamo diciamo, accontentare. Il di più può essere un fattore temporaneo, ma non può essere un qualcosa ormai consolidato. È una situazione che va avanti da anni, famoso, sono 15 anni che gli anestesisti diciamo, utilizzano questo tipo di istituto. Però adesso lei ci diceva prima in tutti i reparti. Adesso sì, è generalizzato, la situazione...
anche in, in alcuni. Noi non abbiamo mai fatto prestazioni aggiuntive. Si sono adeguati. Un po' perché io non le ho mai chieste, nel senso, voglio dire, sono un reparto virtuoso. No, sono un reparto dove comunque garantisco l'attività. Voglio dire, abbiamo cercato di tirare, voglio dire, la cosiddetta carretta. Hanno eccepito loro la criticità oggi, che non è più sostenibile. Perché io a malincuore ho dovuto prendere. Le prestazioni aggiuntive sono un modo, diciamo, perché poi al dottor Desiderio si paghi tutto, anche l'aria che respira, perché poi non c'è limite alla prestazione aggiuntiva. Ecco, io quello volevo sottolineare. In questo condivido pure quello che dice. No, perché sa, dottore, cosa? Ecco, un'altra provocazione mia proprio questa. Cioè, noi raccontiamo da anni anche la sofferenza di voi medici, che insomma è come quella dei pazienti, cioè lavorare con un carico di stress del genere non è lavorare, non sono quelle le condizioni, non dico ottimali, non sono le condizioni minime per lavorare. Allora, pensare che poi con una prestazione aggiuntiva a un medico che era stanco, mortificato, poi mi va a fare il turno, allora provoco, come dice il direttore, la provocazione mia è questa, allora se io ti pago sei in grado anche di lavorare 24 ore continue? Allora, non è questo così. Però non è colpa non del è così. Medico. No, allora, ma non la norma, questo, nel però, sistema. La norma dice che i medici possono fare fino a, devono rendere 38 ore settimanali di servizio, di cui 4 per aggiornamento, quindi non so, 34, e possono arrivare a svolgere attività fino a 48 ore settimanali, che però nella media, diciamo, annuale. Okay. Allora, chi fa oltre le 48 ore con le prestazioni aggiuntive fa un'illegalità. È illegittima la cosa, cioè il dottor Desiderio, se vuol fare prestazioni aggiuntive, può fare, non so, da 38 a 48 una notte in più in ospedale a settimana, cioè 4 notti. No, così non è, perché poi queste prestazioni aggiuntive, ci sono delle branche sensibili e delle branche meno sensibili, ovviamente, anche dal punto di vista della pubblica amministrazione, no? Cioè, e io li capisco anche. Se devo decidere se dare la garanzia del medico presente in ostetricia e ginecologia piuttosto che in urologia e devo scegliere tra queste due, certo scelgo. Certo. Questo io ci arrivo, cioè ci arrivano tutti. Ma non i è una scelta, scusa. Però lo hanno utilizzato, questa per esempio è un'unica azienda sanitaria. Allora ci sono, non so, 12 anestesisti ai esermi, 12 o 13 a cavo basso, voglio dire, sì. O non so. Quelli in numero, l'azienda si dovrebbe mettere, secondo me, dovrebbe anche chiedere che qualcuno vada a fare il servizio, perché se l'azienda chiede a me un giorno di andare ai esermi, io ci vado, non chiedo né prestazioni aggiuntive e né onorari, diciamo. Ma nel caso, dottore, lei insomma conosce benissimo e ci può spiegare benissimo, ci dà una risposta, diciamo, in base anche ai contratti che avete. Un'unica azienda sanitaria può, facciamo conto che gli anestesisti siano tutti cattivi, e chiedo scusa agli anestesisti che ci ascoltano perché non è così, ma io devo fare il caso limite. L'azienda chiede di andare dai Esermi a Termoli perché a Termoli avete problemi. Se gli anestesisti dell'ASREM si rifiutano tutti, l'azienda ha la possibilità di inviare a Termoli un anestesista anche per contro la sua giorni, volontà? Per 30 giorni manda il dottor Desiderio, per 30 giorni ci manda Antonio, per 30 ci manda Giovanni. E così passano i secoli, perché poi ricomincia da capo. Però c'è un problema di fondo, è un problema di fondo, e tu mi insegni, no? Cioè, l'obbligatorietà. Noi abbiamo la mobilità d'urgenza, possiamo, diciamo, fare un ordine di servizio, un professionista, per un massimo di 30 giorni da poterlo collocare. Certo, non ci andrà felicissimo. No, non ci va proprio. Con un ordine di servizio, non ci dottor. Va proprio. Si ammala, l'abbiamo magari. Visto. Ah, si ammala. Ecco, voleva arrivare questo. L'abbiamo fatto con la categoria. Lui, l'ho detto io lo dico, io non ho problemi. È la realtà dei fatti, a prescindere che gli non organici essendo non sono, mai ammalato, non lo dico non sono anche organici io. Sufficienti a nessuna parte. Detto questo, perché se oggi le prestazioni aggiuntive le facciamo ai Senna, le facciamo a Termoli, le facciamo a Campobasso, ciò significa che gli organici non sono completi. Il problema è un altro. Cioè, noi non è che possiamo prendere i birilli, fare i puzzle, metterli dove vogliamo, perché esistono anche degli obblighi formali nei confronti del personale. Io non sono mai stato abituato a imporre le cose, ma cioè, deve esserci una condivisione. Poi parliamo di professionisti. Cioè, un professionista alla fine, cioè, diventa pure complicato, diciamo, sradicarlo e dargli altri spazi. Con l'aggiuntiva si fa. Con l'aggiuntiva, comunque, alla fine, ecco, è un input, è una cortesia che comunque alla fine possiamo chiedere. Quando chiediamo altro facciamo fatica. Allora questo è il problema. Comunque
non è sufficiente l'organico. Ritornando al discorso di prima, sul discorso del turno attivo, purtroppo la differenza tra il turno attivo in ginecologia e il turno attivo in urologia, cioè lo capiamo, ma è imposto, sono determinati presupposti che in ginecologia ci deve essere sempre il medico in reparto, anche di notte, dove sappiamo benissimo che il turno attivo in ginecologia sicuramente è sopportabile rispetto a un'altra branca chirurgica. Però purtroppo alla fine non è che sono delle scelte di organizzazione, sono dei doveri imposti dall'organizzazione di tipo sanitaria. Perciò fino a un certo punto noi possiamo arrivare, oltre quei limiti non è pensabile. Perciò oggi il problema, cioè alla fine diciamo, la difficoltà è numerica. Oggi mancano i numeri, perciò se non troviamo dei correttivi, ma i correttivi bisogna trovarli oggi, non domani, che domani è troppo tardi. Poi è tutto condivisibile, è normale che noi dobbiamo fare degli investimenti e gli investimenti non si fanno su persone di 68 anni, 70 anni, assolutamente sono d'accordo, però oggi abbiamo esperito tutti i concorsi, se i concorsi non sono stati sufficienti a riorganizzare i reparti, qualcos'altro bisogna fare, allora io chiedo, noi chiediamo, quali sono le alternative? Abbiamo fatto comunicazione a tutte le regioni, tutte le aziende limitrofe, no? Di poter utilizzare eventuali gradatori, eventuali collaborazioni. Cioè, alla fine, nessuno, non è che non ci hanno risposto picche, non ci hanno proprio risposto, perché comunque è la stessa cosa che avremmo fatto noi. Perché oggi un concorso, no? Perché alla fine un concorso comporta un dispendio economico e di personale non indifferente. Ne abbiamo fatte talmente tanti che comunque alla fine diventa pure faticoso. Diciamo andare avanti. Che i soldi che avevate per assumere ve li siete giocati facendo i concorsi che vanno deserti, no, dove con le prestazioni aggiuntive che date a quelli in servizio. Ma sono costi del personale che comunque alla fine non sono costi spesi. Naturalmente esagero. Sono costi consolidati che noi dobbiamo sopportare. Il problema qual è? Vogliamo garantire i LEA? Vogliamo garantire i servizi sanitari essenziali? Comunque in un modo o nell'altro dobbiamo soddisfare questi tipi di esigenze. Oggi purtroppo abbiamo delle difficoltà e comunque alternative non ce ne sono. Nelle more della definizione dei nuovi concorsi, abbiamo il concorso adesso sperando che anche l'urologia possa avere, perché l'urologia è una delle quelle branche a termine che soffre, che ha difficoltà a reperire personale. Come tutta l'area chirurgica. Anche al Cardarelli di Campobasso credo che il reparto di urologia sia appena magari sufficiente. Poi certe volte ci sono problemi personali di un medico. Basta che un medico si assenta per malattie e manda in tilt tutto il sistema. Cioè oggi noi purtroppo navighiamo a vista, non abbiamo prospettive. Cioè non possiamo fare, oggi non possiamo fare a meno di nessuno. Andare a rivedere le lettere che il dottor Desiderio ha fatto all'azienda sanitaria, ponendo proprio il problema. Fate gli avvisi, così poi li potremmo stabilizzare. Se non fate gli avvisi oggi, non li farete più. Perché? Perché il problema è anche questo. Un medico che deve venire con un avviso pubblico o con un contratto libero professionale, non c'è alcuna garanzia che lui verrà a lavorare qui. Perché, voglio dire, potrebbe darsi che non vince il concorso, potrebbe darsi che, non so, non si fa il concorso. Ci sono mille cose aleatorie, per cui il medico viene, se contestualmente, cioè la buona norma, la buona prassi, sarebbe bandire il concorso e affidare l'avviso pubblico, che è anche un metodo che hanno fatto a suo tempo con noi, perché bisogna anche conoscere le persone che vogliono venire a lavorare in un reparto, non perché uno le voglia scegliere, perché per me vanno bene tutti, ma voglio dire, ci sta quello che c'è nelle branche chirurgiche, ci sta l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, allora per lì ci vuole e l'uomo non solo giusto, nel, non solo. Al momento giusto, nel posto giusto. E questo difficilmente si può reperire solo banalmente con un concorso. Certo, oggi siamo costretti, perché se presentano due domande e ci sono due posti, si prendono i due, ma non funzionava così in questo paese. Assolutamente. Funzionava che il dottor Desiderio faceva prima l'anticamera, dopodiché valutavano se quel lavoro gli piaceva, non gli piaceva, se lo voleva fare, e dopo forse vinceva anche il concorso, che non è una cosa, voglio dire, penalizzante nei confronti dei medici, ma è dare a ciascuno la collocazione, perché poi prendere un chirurgo che poi non vuol fare il chirurgo o che non gli piace fare il chirurgo, significa, voglio dire, per una vita infelicitargli la sua vita, non la nostra, voglio dire, perché a me piace, io lo farei, voglio dire, pure fino a 180 anni potendo,
Però la programmazione, è vero che non si fa in tre giorni, però voglio dire, bisogna pensarci, perché se non ci si pensa, voglio dire, ci andiamo sempre a incavallare, voglio dire, a creare gli ostacoli qui ce li siamo creati noi. Certo. Beh, insomma, nessuno, sì. Nel Molise un po' di più. Il Molise non è il Veneto. Ci siamo dati un po' di ostacoli. Il Molise il problema lo risolvi con poco, non con molto. Sì, allora il Veneto sta più incasinato. Inguaiato. Oltretutto, io vi dico anche un'altra cosa: il Veneto sta anche vicino all'Europa, più di noi. E allora in Veneto viaggiano, non so se l'avete letto, diciamo, ci sono gli inviati, non so, del sistema sanitario svedese, di quello danese, di quello austriaco, che vanno, che prendono i migliori, li pagano meglio e se li portano. Allora, bisogna entrare in una logica. Noi che servizio sanitario vogliamo dare ai cittadini? Quanti ospedali vogliamo dare ai cittadini? Quali sono le risorse disponibili? E ce l'abbiamo per dare quello che abbiamo pensato? Non ce l'abbiamo. Allora riduciamo, rimodelliamo. La sanità è regionale, cioè al Molise, ecco perché io sono adirato, la sanità è regionale. Allora non capisco perché il tavolo tecnico debba decidere come fare l'organizzazione sanitaria nel Molise. Il tavolo tecnico, secondo me, potrebbe dire queste sono le risorse, ma con cui mi scontro anche con i miei colleghi, diciamo, delle altre regioni cosiddette settentrionali, anche gli stessi sindacalisti, perché tanto io quello che penso lo dico sempre. Il nord di questo paese ha rubato le risorse al meridione, in sanità specialmente, perché se non ci fosse la mobilità passiva, lei mi spiega come farebbero l'Istituto dei Tumori di Milano, l'Istituto Europeo di Oncologia, la casa, non so, di cura XY a sopravvivere in Lombardia con i denari della Lombardia? No, non sopravviverebbero, chiuderebbero. Le dico una cosa di più, questa è la polemica di questi giorni sulla autonomia, diciamo, regionale. Differenziata, sì. E l'autonomia regionale, o si rifà la regola, no? Altrimenti sarà un disastro, perché è vero che così indicativamente il fondo sanitario viene distribuito per quota capitaria. Quindi, detto così, tanto va al cittadino milanese, tanto va al cittadino di Agrigento, no? Quindi è una cosa democraticamente fatta, voglio dire, che ha tutti i crismi dell'ugualitarismo, e no. Perché io che conosco la sanità, una cosa è fare un ospedale a Milano, una cosa è fare un ospedale nel Molise. Forse ci serve un unico ospedale, sia a Milano che in Molise, per dire. Ma in Molise ci abbiamo mille altri problemi. E non ci abbiamo le strade, sì. Non ci abbiamo le infrastrutture, e non ci abbiamo... Il territorio è molto più vasto di quello di Milano. E per cui dobbiamo dare assistenza al paesino di 300 anime, certo, a quello di 20.000 abitanti. E non ci abbiamo una città di 2 milioni di abitanti. Allora questa regola del decreto 70, voglio dire, bisognerebbe, non so, buttarla al macero. Cioè l'idea di secondo i livelli essenziali di assistenza devono essere distribuiti equamente nel territorio nazionale. I denari che vengono dati alle regioni, oltre a controllare ex post cosa ci fanno, devono essere pesati per popolazione, per territorio, se uno vuol rendere giustizia. Credo che su questo siate d'accordo, diciamo, insomma, che... però bisogna cambiare le norme. Sì, allora, questa è programmazione e ci dobbiamo lavorare nel nostro piccolo, e comunque un qualcosa di più ampio respiro. Io volevo tornare a dare un dato significativo su quello che sono i concorsi, no? Vorrei dire, oggi rispetto al passato, io 20 anni fa ho partecipato a un concorso pubblico dove avevamo tanti candidati per pochi posti. Oggi la mia diciamo, testimonianza è che ai concorsi partecipa tutta gente che è già occupata. Oggi i medici non sono disoccupati, quelli che vengono a partecipare ai concorsi al 90% hanno già un impiego o in strutture private o la maggior parte in altre aziende pubbliche. Perciò oggi la difficoltà è questa. Cioè ai concorsi partecipano già persone che non è che sono obbligate o sperano nel superare la prova per avere un posto da noi. Oggi il 90% dei candidati
di tutti i concorsi erano medici già occupati, la maggior parte in aziende pubbliche o quelli appena diciamo, specializzati in strutture di tipo privato. Questa è la differenza. Cioè i medici che partecipano al concorso, alla fine li dobbiamo coccolare, perché alla fine non ci vengono, è capitato, lo sa il dottor Desideri, e alla fine li dobbiamo accompagnare e non abbiamo ancora, cioè in passato, e l'abbiamo visto tutti, no? C'era la prova concorsale con difficoltà, paure, ansie, timori. Oggi alla fine questi qua vengono a fare il concorso, per tre posti, si presenta un candidato. Il candidato ti dice, io vengo però voglio andare a lavorare a Campobasso. È vero che l'azienda è unica, la sede di lavoro la devi dare. Se c'è una difficoltà, lo vediamo nella branca di pediatria. Che è una delle carenze maggiori. No? Ormai quella è proprio cronicizzata la situazione. Noi alla fine non diamo manco la disponibilità, perché i posti mancano a Isernia, mancano a Campobasso, a Termoli, ma i candidati fanno loro l'offerta. Cioè alla fine a noi non ci resta che diciamo, accontentarli e pregarli ad attivarsi per prendere servizio. Cioè, è questo il dramma. Cioè, non è come in passato, no? Che c'era diciamo, un numero di candidati tali da poter diciamo, individuare o alzare il livello, perché comunque, e me ne dà atto il dottor Desideri, cioè la qualità, cioè noi non la consideriamo proprio, che stiamo lavorando sulla quantità, perché alla fine non facciamo in tempo, perché se facciamo un concorso ogni 3 mesi, no? Cioè, diventa difficile, è complicato, cioè è un problema generalizzato, perché alla fine non è un solo problema, perché noi ci facciamo concorrenza a vicenda, ormai in tutta Italia ci si fronteggia per portarsi via qualcuno, perché noi li chiamiamo, perché tutti i medici molisani vengono contattati, ma hai interesse a venire, hai la volontà di voler costruire un percorso formativo e professionale, no? C'è possibilità di venire nella tua terra a dare un contributo. Cioè, è cambiato proprio l'impostazione, cioè, noi che giriamo e ci informiamo, loro stessi, comunque oggi il medico è anche un manager di struttura, cioè deve ingegnarsi per trovare delle soluzioni. Che altrimenti non è come in passato, che comunque c'avevi 7-8 persone che ti lavoravano e poi tu mano a mano individuavi il migliore, quello un po' diciamo più capace e l'ultimo poi lo mandavi a fare altro negli ambulatori o altro. Oggi alla fine devi diciamo sforzarti anche a dare qualcosina in più nella formazione. Perciò questo è un problema veramente importante. Ma comunque, insomma, siamo tutti d'accordo. Alla fine tutti, qualunque lavoro si faccia nella sanità, anche gli osservatori dicono, come ci aveva elencato prima e ci ha spiegato bene il dottor Desiderio, il numero chiuso alla facoltà di medicina, il numero ancora più chiuso nelle specializzazioni, il finanziamento di borse di studio che quindi incentivano a fare, non so, da parte delle regioni o del ministero, borse di studio che molto spesso non servono, non sono quelle che servono poi ai nostri ospedali, per esempio, no? E c'è questa ipotesi che ultimamente insomma il Consiglio regionale ha percorso, adesso il governatore dovrà dare seguito trovando dei fondi in bilancio, però finanziando borse di studio naturalmente fuori, e questa è un'altra, qua si apre un'altra, si aprirebbe un'altra voragine, prima di magari orientare diversamente le specializzazioni della nostra facoltà di medicina, in collaborazione, che ne so, con atenei che hanno le specializzazioni in pediatria, in cos'altro ci serve proprio tantissimo a noi? Ginecologia. Neonatologia non ne parliamo proprio. Anestesia e rianimazione. Esatto. Cioè serve un po' tutto. E quindi finanziare questo tipo di borse di studio convincendo, lo specializzando a restare poi nelle corsie molisane. Qualcuno, vi dirò, come è stato commentato, ma ora rimettiamo i pensionati nelle corsie, quelli mo stavano nei giardinetti, qualcuno allo stesso modo ha commentato, ma come mettiamo lo specializzando dell'ultimo anno già dentro un reparto? Quello no, io sono d'accordo insomma che bisogna essere pratici. Però ci vuole tempo, cioè dobbiamo intanto togliere il numero chiuso a medicina? Secondo voi? No, lo togliamo noi. Metterlo, dovrebbero metterlo togliere. Non all'ingresso, per esempio, ma metterlo a scalare, al secondo anno, al terzo anno, perché voglio dire, mettere dei vincoli, non so, devi fare X esami, devi avere, ti metto i quiz al terzo anno piuttosto che all'ingresso. Vediamo tu in questi 2 anni se hai fatto prima gli esami, è uno. Se la votazione che hai preso e se poi fai i quiz che io ti dico di fare, altrimenti ti tiro fuori. Così uno è incentivato a non andare se non vuole andare. Qual è il problema
di desiderio, voglio dire, studente, che vorrebbe andare, ma se trova, diciamo, un percorso fatto di esami, controesami, verifiche, alla fine, magari se non è proprio deciso, non ci va. Perché lì ci vogliono, nella facoltà di medicina, più che in ogni altra facoltà, persone che vogliano fare quel lavoro, bisogna individuarle nel percorso, non quando hanno fatto la specializzazione. Allora, già, allora hai speso una marea di denari e non ti ritrovi un medico. Poi basterebbe, lo so che la programmazione, torniamo sempre al discorso di prima, però per esempio togliere il quarto e il quinto anno di specialisti all'università, basterebbe un decreto, basterebbe che il Ministro della Salute e il MIUR dicessero il quarto e il quinto anno la formazione l'andate a fare, non dico neanche in tutti gli ospedali, perché tu mi puoi dire, dice, vabbè, ma c'è l'ospedale, c'è il reparto piccolino, quello non fa casistica, scegliamoli gli ospedali, ma ci mettiamo, perché l'università ultimamente non ha fatto formazione. Perché questi ragazzi poi escono dall'università, non è che sono formati, perché esce un urologo, un chirurgo, un ginecologo, dall'università dovrebbe essere capace di fare il ginecologo. No, allora metterlo nei reparti, perché nei reparti, allora io stavo all'università, i miei amici sono tutti cattedratici e penso che sarei diventato cattedratico anch'io, non essendo il più fesso di tutti, diciamo. Sono tornato perché amavo, diciamo, questa è la mia terra, sono nato qui, sono sempre vissuto qui, cioè avevo tutto qui e sono tornato. E non mi pento di essere tornato, perché ho costruito anche, diciamo, molte cose in questa terra e mi è stata data anche l'opportunità, ho baccagliato, ho litigato quando, perché sono una persona fatta così, sono costruttivo, ma voglio dire, certamente la mosca sotto il naso non me la voglio far passare. E se si creano i presupposti negli ospedali periferici, cosiddetti ospedalieri, l'ospedaliero è quello che in Italia opera di più. Cioè, il grosso degli interventi chirurgici non si fa nelle università, si fa negli ospedali. Vabbè, questo è chiaro. Basta individuare quelli, voglio dire, che sono magari più, non dico all'avanguardia, quelli che fanno più attività, perché certo, fine, andare in un ospedaletto dove c'è una chirurgia che fa 100 interventi all'anno, no. Ma andare in un ospedale dove si fanno da 1000 in più interventi chirurgici, secondo me un giovane medico impara a fare il chirurgo. Poi l'altro errore che hanno fatto in Italia è che hanno fatto gli specialisti senza farli passare per la branca della chirurgia generale, per cui sono dei chirurghi a metà, diciamo, formati, diciamo, a metà, molto settorializzati, per cui quando li metti davanti al malato, che non è una cosa, voglio dire, settorializzata, no, io dico sempre che la medicina vive di statistica, però il paziente non è una statistica, è uno. Per cui è un po' come quando uno dice, no, tu hai il 10% di possibilità che guarisci da questa malattia. Se io sono nel 10% sono l'uomo più felice del mondo. Il problema è se sono nel 90% che non so, me la prendo un pochino. Allora, la sanità è anche un'opinione, è una scienza non esatta, è un'arte, alcuni dicono. Cioè, c'è un bell'articolo di una filosofa oggi sul quotidiano Sanità che spiega di cosa dovrebbe essere il medico. Oggi il medico, voglio dire, viene punito dai magistrati, punito dall'amministrazione, cioè alla fine ci ritroviamo a fare, vedi, la guerra per cosa? La guerra positiva, pensionato che ci piace. Sì, pensionato no, non è che io ce l'ho con i pensionati. Voglio dire, non vedo nei pensionati una se non, ma questo dire, nessuno, siamo d'accordo, una cosetta, voglio dire che possiamo andare avanti 3 mesi. Ma 3 mesi ci aiutano a programmare, ci aiutano a respirare, perché il problema oggi è questo. Però volevo dire due o tre piccole cose. Innanzitutto, in parte sul discorso che il medico è osteggiato dalla magistratura, dall'azienda, purtroppo noi anche nei provvedimenti disciplinari, no, dobbiamo sospendere l'esecutività del provvedimento, perché il medico non possiamo permetterci di sospenderlo quando ci sono delle carenze, delle infrazioni disciplinari, cioè, per dire questo. Per questo abbiamo smesso con i provvedimenti disciplinari assolutamente, l'attività della commissione disciplinare viaggia con vie pele e non tolleriamo nulla. Vengono posticipati. Immagino come sia contento qualcuno a casa se ci guarda uno di quelli colpito. Ma ci sono provvedimenti che vanno pure oltre, non,
cioè fin quando rimane un provvedimento disciplinare va benissimo, di cui parliamo sulla poi c'è la, quella, okay. Quella è tutta altra cosa, sono situazioni più gravi. La difficoltà è proprio questa, oggi comunque c'è una massima tutela, perché è vero che il magistrato un procedimento penale lo avvia d'ufficio, no? Però poi dobbiamo arrivare a sentenza e su questo poi alla fine le cose si trovano una soluzione naturale. Cioè, ecco, non diamo sempre messaggi negativi di oppressione, di difficoltà, perché è vero quello che oggi fare il chirurgo è complicato, uno si assume degli oneri, delle responsabilità importanti e lo dico anche in termini di assicurazione, cioè lì professionale noi avremmo difficoltà sulle branche chirurgiche, perché l'assicurazione costa tanto e su questo sono d'accordo. Però io sono sempre stato abituato, no, nelle mie varie attività di guardare sempre l'aspetto positivo, il bicchiere, no? Mezzo pieno, e mi soddisfa, mi dà la possibilità di poter berlo. Perciò ecco, vediamo l'aspetto positivo. Oggi noi abbiamo questa possibilità per 3 mesi, bene, oggi abbiamo il problema. In questi 3 mesi lavoriamo per poter programmare, perché le cose vanno di pari passo, i concorsi verranno riavviati, verranno richiesti, chiameremo tutti, cioè cercheremo di fare una campagna acquisti violenta su tutto il territorio nazionale, però qualcosa dobbiamo fare, perché altrimenti ci piangiamo addosso, andiamo dinanzi all'utenza a prenderci i soliti rimproveri di vario genere, tutto quanto, perché poi purtroppo oggi è vero quello che dice lui, di sanità ormai si parla ovunque, è bellissimo perché comunque ovunque uno va, c'ha del, che poi, in Molise in particolare assolutamente, sì, in questo, ormai siamo in tutti, questo mandato cosa, regionale per dire si no, parla dico, solo di sanità, ma no, ma perché si è sempre parlato, perché oggi il problema, io dico sempre che comunque oggi di organizzazione sanitaria, no? Si impara per strada, cioè uno va fuori, ecco. Poi io che vivo la quotidianità, mi piace interfacciarmi con tutti, no? Chiunque dà suggerimenti, dà consigli, no? Bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Io dico a tutti, guarda, i vostri, diciamo, la vostra visione di organizzazione è quella vincente, perché effettivamente la soluzione di strada è quella vincente, perché comunque uno alla fine dà la soluzione senza avere coscienza di quello che è il problema e di quello che sono gli strumenti. Però alla fine è giusto che sia questo, perché rispetto a 10 anni fa forse c'è maggiore attenzione, perché magari questo modo di approcciarsi al problema ha portato tutti quanti a farsi un'idea. Perché io vorrei capire se 15 anni fa, 10 anni fa c'era la stessa attenzione rispetto ai problemi di tipo sanitario, sul ridimensionamento, sulle criticità. Si sopravviveva. Adesso, ovunque, dovunque, si parla di organizzazione sanitaria. Siamo tutti super esperti, tutti manager, perciò io che studio per apprendere, prendo atto di questo, perciò quando mi confronto in piazza, ovunque, io ascolto, perché comunque alla fine la mia attività, diciamo, da studente non è mai completata, non è mai finita, perciò vado avanti su questo. Ben venga, però portiamo delle soluzioni, oggi, non domani. Allora, tempo a nostra disposizione è finito, ma una chiusura, lui ha parlato di campagna acquisti violenta. Sì. In 3 mesi, voglio dire. No, una campagna acquisti. Ma che... il bracciale che ha, no, voglio capire se posso dire quello che voglio dire. Il bracciale regalo che vedo, regalo di mio figlio, ne abbiamo due, uno io e uno mio figlio, il più piccolo non l'ha non voluto, leggo perciò... da lì, non no, leggo. È bianco-neri tutta okay, la vita. Appunto. Quindi io perciò, vedo, la vedo difficile che l'Asrem trova un Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo, ma no, noi lo dobbiamo ma costruire. Ma ce ne servirebbero comunque tanti, no, noi lo in 3 mesi costruire. Insomma. Noi dobbiamo puntare su creare delle condizioni di entusiasmo, perché comunque di professionalità, noi non possiamo prendere il top player, chirurgo di fama internazionale, perché non ci sono i numeri, non c'è questo che manca, perché il primario importante non prende proprio in considerazione, lo dobbiamo costruire, dipende da noi, innanzitutto quali strumenti mettiamo in campo, che cosa, come lo facciamo partecipare, perché il dottor Desiani mi può dare testimonianze che noi coinvolgiamo, cioè comunque ascoltiamo, cerchiamo di dare il più possibile gli strumenti per poter lavorare. Cioè oggi non possiamo pensare di costruire una squadra tipo la Juve attuale, assolutamente no, però almeno giocarcela, non dico 90 minuti, ma almeno 70 minuti, restare sul pareggio ce la possiamo giocare. Non so il dottore che maglia, Juventus. No, io sono sempre stato milanista, per cui spezziamo un po' questo pensiero. Ma non c'è da 1 a 10 che possibilità dà lei alla sanità molisana di riprendersi, diciamo, nel giro di 3 anni, dottore? Si riprende. Se lei, posso fare una battuta cattiva? Assolutamente, fuoco incrociato l'ha dato per questo, siete stati troppo buoni. Se lei dà una persona mediamente capace 640 milioni di euro per dare la sanità a 300.000 abitanti,
Penso che si intaschi 100, minimo. Con questo penso di averle detto cosa si può fare. Si può fare tanto. Allora, io non sono vecchio, ma non sono neanche giovane. Mi diceva un ex direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che aveva fatto uno studio a suo tempo, erano gli anni, diciamo, 90 inoltrati, prima del 2000, dove era dimostrato che per dare le stesse prestazioni che il Fondo Sanitario dava con 100 miliardi di euro, si potevano spenderne 60. Era uno studio dimostrato, no? Penso che nulla è cambiato sotto questo aspetto. Oltretutto si è aggiunto, non so se i cittadini lo sanno, ma penso che lo sanno, che il Fondo Sanitario Nazionale è 110 miliardi all'anno, miliardi di euro all'anno, però altri 40 li spendono i cittadini. Cioè, per la sanità in questo paese, i cittadini tutti, o attraverso la tassazione o attraverso l'out of pocket, come si dice, spendono 150-160 miliardi di euro all'anno, che è vicino al 10% del PIL. No? Adesso, secondo me, tante cose si potrebbero fare, dal dire a qualche cittadino che non può fare quello che vuol fare, dall'escludere fasce di popolazione, per esempio, dal piccolo rischio sanitario. Io faccio sempre un esempio. Mi spiega perché a mia figlia lo Stato ha dovuto pagare i libri delle scuole elementari? Cioè, qual è la ratio? Dopo ci lamentiamo che dice ci sono 5 milioni di poveri? Allora, non so, diamogli ai poveri e non lo diamo agli altri. Cioè, questo paese deve decidere cosa vuol fare e a chi vuol dare le prestazioni sanitarie, perché non è detto che le debba dare a tutti e non è detto che le debba dare tutte. Poi, nell'ambito di questo, il discorso si amplierebbe, ci vorrebbe un'altra puntata, se vuole la possiamo fare. La facciamo. Molte prestazioni rese nel pubblico costano 10 volte le prestazioni rese dal privato. Allora anche lì forse si potrebbe trovare la chiave di volta per cercare di risparmiare, non di spendere lo stesso. Certo. Cercando di risparmiare. Cioè, abbiamo un monte, diciamo, economico di 10 milioni di euro, l'azienda dice io ne voglio spendere però 6, 4 me li voglio tenere per me. Riusciamo a fare queste cose che facevamo con 10, con 6? Secondo lei sì. Assolutamente sì. Io faccio sintesi, sicuramente un messaggio positivo, di ottimismo, ce la possiamo fare. Io non sono per risparmio tagliare in maniera indistinta e indiscriminata. Ah no, ma noi, il dottore non parlava di tagliare. No, condivido. Ci abbiamo 6, spendiamo 6. L'importante è avere gli obiettivi e capire quello che vogliamo fare. Sulla programmazione siamo assolutamente d'accordo. Programmazione, obiettivi e risultati, perché poi bisogna misurarsi. Che alla fine, ecco, dal 10 a 6 passare con una riduzione e una contrazione significa che comunque i 6 li dobbiamo garantire al massimo. Cosa facciamo? Perché poi alla fine con i 6 dobbiamo garantire i servizi migliori per tutti. Però questo è un cambio proprio di mentalità, di passo. Cioè io voglio essere un po' più concreto, perché io devo dare risposte oggi, purtroppo, capite, il principio dei massimi sistemi lascia il tempo che trovo. Oggi dobbiamo trovare personale medico da mandare nelle corsie ospedaliere, punto. Poi il resto faremo un'altra puntata e ci aggiorneremo. Perciò l'obiettivo è questo, perché altrimenti il dottor Desiderio domani mattina giustamente chiama in azienda e dice io non posso fare i turni, dottor Desiderio, dottor X, Y e Z. Quella è la realtà concreta e noi non ci possiamo nascondere, perché noi le risposte le dobbiamo dare prima al dottor Desiderio e poi a tutti gli utenti che comunque oggi hanno un rapporto diretto, perché che questa è la cosa positiva, perché quando hanno un problema prima lo sopportavano, lo subivano, adesso non tollerano più nulla. Perciò la mia preoccupazione non è la denuncia o il procedimento penale che avrà il suo corso e avremo tempo e modo per difendere, è l'utente che tutti i giorni viene in ufficio e si lamenta, a volte in maniera giusta, a volte in maniera non proprio approssimativa. Grazie al dottor Quintino Desiderio, segretario regionale CIMO, sindacato dei medici, ma insomma da medico ha dato bei suggerimenti all'azienda. Auguri al direttore amministrativo Fortuniti. Per la Champions. No, guardi. In bocca al lupo.
Fair play fino a un certo punto, io sa. Una ogni 20 scudetti. Perciò io penso che quest'anno almeno una soddisfazione. Perché lui è milanista, no, più visto buono. Che la sofferenza no, dico uno ogni 20 scudetti, non dico una Coppa dei Campioni alla volta. Diciamo che ecco, drammatizziamo. Vabbè, auguri per sta Champions. Auguri per tutto. Grazie a voi che ci avete... Ma l'augurio era... Perché poi deve mettere in pratica quello che... I suggerimenti, assolutamente sì. Assolutamente. Ma no, io sono contento di questi diciamo momenti di confronto, perché alla fine viene fuori sempre un qualcosa di, diciamo, contrapposizione. No, ma non è io smentisco categoricamente questa cosa, perché comunque ci deve essere un confronto, lavoriamo con lo stesso obiettivo. Perciò ecco... Ho precisato questo perché l'augurio poteva sembrare per il fine mandato, e quindi... Poi qui apriremo, qua il dottore, ci facciamo un'altra puntata, dottore. Ah, vabbè, diciamo. Se volete parlare di sanità, io la conosco da tutti. Esatto, parliamo di sanità. Parliamo di sanità e lasciamo ad altri le decisioni, diciamo, che li competono. Le decisioni e l'evolversi diciamo, del futuro. In bocca al lupo a tutti e due, però. Prego. Sicuramente e naturalmente. Grazie per essere stati a Fuoco Incrociato, grazie a voi che ci avete seguito. Questa puntata è in replica, come sempre, domani alle 16 su Teleregione. Poi la trovate sul nostro sito internet teleregionemolise.it, alla sezione Fuoco Incrociato, e potrete riguardarla quando vorrete. Una nuova puntata lunedì prossimo alle 21.